la terza volta che prendo la parola a Livorno per parlare di Monsignor del Corone. Il tema che mi è stato assegnato è Monsignor del Corona e Livorno, appunto, i suoi rapporti con Livorno dopo che l'aveva lasciata per seguire la vita religiosa e poi per fare il vescovo di San Miniato. Prima Monsignor Tardelli ci ha dato un saggio dell'oratoria di Monsignor del Corona. Anch'io nello sviluppare il tema che mi è stato assegnato ho fatto molto ricorso ai suoi discorsi, ai suoi interventi, per cui sentirete ancora quegli accenti un po' aulici, tipici della predicazione di fine Ottocento. Però credo che siano comunque delle parole piuttosto belle e interessanti. Nel 1901 Monsignor del Corona, ormai vescovo di San Miniato da 26 anni, allorché ebbe la consolazione di accompagnare sulla cattedra livornese un suo prete, Monsignor Sabatino Giani, che era stato chiamato a succedere a Monsignor Giulio Matteoli, altro vescovo originario della diocesi di San Miniato, rivolse al novello vescovo un indirizzo di saluto, in cui, per così dire, gli presentò la sua città natale, la mia Livorno. Delineò quindi i tratti di una grande città, e realmente si trattava della più grande città della Toscana dopo Firenze, una città in cui, diceva del Corona, indubbiamente è del male, ma anche ove i buoni hanno slancio e ove fiorisce una gioventù che sa sprezzare le paure codarde e trovare gli entusiasmi per uno stendardo sul quale splende la fede degli avi suoi. Il mondo cattolico livornese di quegli anni, anni difficili, in cui la contrapposizione agli anticlericali era particolarmente dura, aveva preso spunto dal motto Fides, presente nello stemma cittadino, per proclamare la fede cattolica fondamento della genuina tradizione livornese. Si pensi al giornale locale Fides. Ma d'altra parte vi era davvero un mondo cattolico attivo e entusiasta, capace di grandi manifestazioni di fede, come il congresso mariano di qualche anno prima, nel 1895, e di inaspettati slanci, quali quello di cui fu protagonista lo stesso del Corona, quando, dopo un'omelia tenuta in Duomo, i veneziani, cioè gli abitanti del quartiere di Venezia, lo aspettarono all'uscita, staccarono i cavalli della carrozza e lo portarono in trionfo nel loro quartiere, lo stesso in cui il vescovo era nato. Di questo cattolicesimo livornese, Monsignor Pio era figlio. Ad esso si sentiva fortemente legato e durante tutta la sua vita non mancò di sostenerlo e di incrementarlo con la predicazione e con gli scritti. Non è il caso di stare a ricordare tutte le occasioni liete o meste in cui da frate o da vescovo venne a Livorno. Del resto fu sempre vicino ai suoi familiari che visitò frequentemente, fin tanto che, come dirà Giani nel 1901, a Livorno non avrà più altro che tombe. Degni di nota, invece, sono i suoi interventi in circostanze particolarmente significative per la vita nella città, allorché mise la propria eloquenza al servizio della sua chiesa d'origine. A questo proposito, individuerei tre momenti su cui mi pare meriti soffermare la nostra attenzione. Il primo è l'orazione funebre per Gustavo Colridi, il secondo le lezioni tenute ai confratelli della San Vincenzo e il terzo le sue omelie per il secondo centenario dell'incoronazione della Madonna di Montenegro. Delle lezioni vincenziane non parlerò perché oggetto della relazione di Andrea Zargani. Mi soffermerò dunque sul primo e sul terzo dei momenti prima ricordati. A questo punto occorre risalire al 1868, quando un industriale livornese,
Gustavo Corridi fu ucciso a coltellate da mano rimasta ignota. Il fatto impressionò l'opinione pubblica. La famiglia vorrà conservarne memoria con l'erezione di una cappella sul luogo dell'omicidio, la cappella di Sant'Edoardo, e il giovane padre Pio Alberto, di cui già si conoscevano le doti oratorie, fu chiamato a tenere l'elogio funebre nella chiesa della Madonna. Iniziando il suo discorso, Fra Pio si sentì in dovere di giustificare il suo ruolo in quella circostanza. Egli è un ecclesiastico che però non ha ricevuto l'incarico di tessere il panegirico di un santo, bensì di narrare il caso infelice di un valentuomo, di un uomo che ha ben meritato di molti uomini della nostra e mia città. Ed egli non si sente inadatto a tale incarico, in quanto concittadino di chi lo ascolta, in quanto circondato da gente che crede, che sente il bisogno di porgere una testimonianza di affetto a un illustre benefattore e di porgergliela in modo pubblico e solenne nel luogo santo, davanti agli altari, al cospetto di Dio, scegliendo per interprete dei suoi sentimenti un sacerdote di Cristo. Ed infine non si sente inadatto perché parlerà per affetto, con riverenza, senza colore nessuno, di cose mondane. L'elogio del Corridi inizia così con la constatazione di come Dio abbia affidato ad alcuni uomini il compito di investigare con la mente la filosofia della divinità, ad altri il mistero arduo di esplorare la natura e svolgerne la virtualità nascosta che è il piccolo seme della sua onnipotenza. Per cui quei che contemplano e quei che operano fanno cosa ugualmente utile alla vita, entrambi cooperano a Dio, e promuovere energicamente il lavoro, aprire nuove vie alle industrie, adoperare ogni arte perché le forze della natura si dispieghino e portino tributo all'uomo, è opera egregia che vuole essere commendata, ammirata, proposta ad esempio. In queste parole, che sembrano anticipare certi accenti della Rerum Novarum, è delineato il senso della vita dell'imprenditore Corridi, uomo pronto a promuovere il bene pubblico, così lo definisce Fra Pio. Ma l'oratore non nascose l'altra faccia della medaglia. Al Corridi fu rimproverato un certo rigoglio di animo ardente e iroso, ma pensate che egli ebbe assai spesso a conversare con una moltitudine faccendiera, volgare, provocatrice, fin tanto che un uomo di cuore abietto e feroce, a cui la luce del dì non sorrise e solo furono propizie le tenebre della notte, al benefico cittadino spense codardamente la vita. In effetti, sebbene l'omicida non sia mai stato scoperto, tutti allora sospettarono che si trattasse di qualche dipendente che si riteneva trattato ingiustamente. E il Del Corona sembra porsi su questa linea. Ma ciò che mi pare degno di nota è quel riferimento alla moltitudine faccendiera, volgare, provocatrice, che sembra essere una prima esplicitazione di quel male presente a Livorno di cui parlerà Algiani molti anni dopo. Il tema sarà ripreso con esortazioni molto più puntuali nell'ultima omelia del ciclo mariano del 1890, quando inviterà i livornesi a scuotere il giogo della colpevole ignoranza, delle ignobili passioni, dell'immorale avversario vostro, il demonio. Queste dunque le esortazioni. Schivate il consorzio dei malvagi di mestiere, i quali si brigano di scristianizzare ogni cosa, e state bene in guardia. Volendo costoro mettere noi in vituperio, ci appellano nemici della luce, della libertà e del progresso. Non vi lasciate far gabbo dalle parole vuote e fallaci. Essi per luce intendono l'errore, che delirando rompe guerra alla fede, per libertà la licenza di farneticare
nelle gioie dei sensi senza ritento e per progresso il ritorno al vecchio paganesimo che è la idolatria dell'oro, del piacere, della potenza. Sottolineerei quella idolatria dell'oro e della potenza, che è la degenerazione di quell'ardimento imprenditoriale volto al bene comune che aveva lodato nel Corridi. Ma si capisce che nelle parole appena lette il riferimento è alle campagne anticlericali di quegli anni a cui si erano aggiunti i conflitti politico-sociali che proprio pochi giorni prima delle celebrazioni di Montenero avevano messo in agitazione di Livorno. Il primo maggio di quell'anno si volle ricordare quanto era accaduto qualche anno prima a Chicago, dove alcuni operai erano stati impiccati per aver dimostrato in favore della riduzione della giornata lavorativa a 8 ore. È la prima, il primo festeggiamento, diciamo così, del primo maggio. Ma eravamo in piena epoca crispina e certe manifestazioni non potevano che essere represse dalle forze dell'ordine. Tra gli arrestati vi fu Pietro Gori, un nome sicuramente a tutti noto. Il Del Corona, senza entrare nello specifico dei fatti, descrisse il clima di Livorno in quei giorni. La città nostra, turbata da paurose minacce di soldatesche, da selvagge grida di volgo si parve, sto per dire, un campo di guerra. Poco mancò non si vedesse correre sangue in un popolo di fratelli. Ma proprio la drammaticità di quei momenti dette occasione al vescovo di San Miniato per sottolineare come l'avvio della festa di Montenero poté dare inizio ad un cambiamento radicale. Il cominciamento delle feste della Madonna, il 4 maggio, fu il segnale di pace. E avanti a tutti le figlie del popolo, di lieta venerazione commosse, corsero a portare nel tempio il grande mazzo di fiori. Bello spettacolo! Le donne che portano fiori a virginali piedi della Madre di Dio, cui la Chiesa chiama fiorente come rosa, fragrante come giglio. Bella riparazione ai volgari strepiti di altre femmine che pochi giorni prima parvero dissolversi nei furori di guerra. Bello e dolce augurio che le donne livornesi, specchiandosi nel modello di perfetta eccellenza, la Madre Vergine, si porgeranno immacolate nel costume, schiette nella pietà e strumento di rigenerazione nel domestico e nel civile consorzio. D'altra parte, il tema che Monsignor Pio aveva trattato nel corso della sua predicazione era stato l'alleanza di Maria con Livorno, tema sviluppato ripercorrendo la storia del culto della Madonna di Montenero in un continuo crescendo che attraverso eventi eccezionalmente calamitosi come terremoti e pestilenze portò prima all'incoronazione del 4 maggio 1690 e poi al voto del 1742, la cui proclamazione venne descritta dal nostro vescovo al pari di una scena biblica. Come il popolo ebraico giurò la propria fedeltà a Dio di fronte all'arca dell'alleanza, così il popolo livornese proclamò la sua sottomissione a Dio di fronte all'immagine di Maria, la Fedelis Arca, l'arca della nuova alleanza. Nell'affresco storico così delineato, il Del Corona non mancò di inserire anche un piccolo ricordo personale, quello relativo al terremoto del 14 agosto 1846. Alberto Del Corona aveva allora 9 anni. Un terremoto che seminò morte e distruzione sulle colline pisane e livornesi, ma non provocò danni in città. Egli non esitò ad attribuire la salvezza di Livorno all'intercessione della Vergine, così come del resto avevano fatto sul momento i suoi concittadini. Dice Monsignor Pio: «Noi eravamo fuori delle case, dormivamo nelle vie,
rendevamo immagine di un campo alla sera della disfatta. Uno sguardo, un andare incerto, attendevamo di momento in momento la scossa che ne subissasse. Era l'ora del terremoto. L'angelo dell'esterminio andava in volo a spada snudata per la città e la paura imperava. Io mi ricordo della Venezia e dei veneziani preganti e piangenti nella vecchia chiesa di Sant'Anna. Il Maria Mater Grazie e le litanie dei veneziani mi suonano ancora nelle orecchie e nell'anima. Il D15, il popolo corse a Montenero e davanti alla benedetta Madonna orò e pianse. Alla sera di quel giorno il monte pareva in fiamme. Avreste detto che fuochi di allegrezza esprimere il volo delle anime credenti che si slanciassero nelle regioni della luce e dell'amore ove la incoronata regina vive. È dunque a queste spontanee manifestazioni di fede popolare che il Del Corona guarda per descrivere la sua Livorno. È la Livorno che inneggia e piange ai piedi della Madonna di Montenero, la vera Livorno, non quella che bestemmia, che disprezza la Chiesa, che deride i fedeli, che occupa con violenza le piazze. Durante le più volte ricordate feste del 1890 scrisse: «I livornesi si precipitano in chiesa, pregano e si inteneriscono. Il paradiso pare aperto e vi contemplano la celeste madre di cui si sentono figli». E finalmente nel 1901, quasi a suggello del suo amore per la città natale che non avrebbe più rivisto, dirà al Gianni: «I livornesi sono un popolo dal cuore largo come il Tirreno». A questo punto ci si può chiedere che senso abbia la lettura di queste parole vecchie oltre un secolo. Ebbene, nell'invito che il comitato promotore del prossimo convegno ecclesiale di Firenze, In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo, in questo invito inviato alle chiese locali, si legge: «Quella del congresso è l'occasione perché ogni chiesa possa ripensare alle diverse figure significative che in epoche diverse hanno indicato la via di un autentico umanesimo cristiano». Di certo a Livorno si ricorderanno figure come Don Quilici, come Don Roberto Angeli, i vescovi Giovanni Piccioni, Emilio Guano e Alberto Blondi. E in questa serie andrà inserito anche Monsignor Del Corona. Il suo linguaggio d'altri tempi rischia di far apparire antiquato anche il suo pensiero, ma lo stesso invito del convegno appena ricordato constata: la modernità, con i suoi proclami sulla morte di Dio, le sue antropologie pervase da volontà di potenza, le sue conquiste e le sue sfide, ci consegna un mondo provato da un individualismo che produce solitudine e abbandono, nuove povertà e disuguaglianze, uno sfruttamento cieco del creato che mette a repentaglio i suoi equilibri. E qui non è difficile riandare con la memoria a quella idolatria dell'oro e della potenza presentata da Monsignor Pio come un ritorno al vecchio paganesimo, che equivale all'odierna proclamazione della morte di Dio. Chi vuole scristianizzare ogni cosa, come disse nel 1890, o al paganesimo redivivo, come dirà al congresso mariano del 1895, il Del Corona oppose il rosario, spada e l'avaro dei cristiani là ove si combatte la più terribile battaglia. Oggi noi di certo faremo a meno di certe metafore belliche e sottolineeremo il valore della pietà popolare, anche di quella pietà istintiva di chi, pur non frequentando costantemente la Chiesa e le sue liturgie, non può astenersi dal farsi un segno di croce al passaggio di un funerale o di fronte a una marginetta campestre, ovvero non può mancare in certe ricorrenze di salire a Montenero per recitare un'Ave Maria. A questo proposito è ancora l'invito per il convegno ecclesiale
a proporre alle comunità di individuare, tra l'altro, la mappa dei luoghi in cui avviene l'esperienza della fede o un punto di contatto con la proposta cristiana, al fine di valorizzarli per tentare attraverso di essi un incontro con chi non si lascerebbe coinvolgere da altre iniziative ecclesiali. E così oggi, quando le nostre comunità si abbandonano allo scoraggiamento e sembrano impotenti di fronte al mondo, esattamente come alla fine dell'Ottocento, quando baldanzosi giovani cattolici non si sottraevano allo scontro più aspro, anche lo scontro fisico, con i detrattori del Papa e della Chiesa, il Del Corona ci suggerisce il metodo da seguire con le parole che pronunciò in un altro convegno fiorentino, il Congresso Cattolico del 1875. Vi è una scintilla nel cuore umano anche bravo. Dio l'accese e per quantunque vi sia di fumo sopra, noi non dobbiamo spegnerla mai. Recate la vostra mano nel santuario del cuore. Scorretene ad una tutte le fibre, troverete anche la fibra dell'amore. Toccatela con la cortesia che è sorella della carità. Quella fibra si muoverà e voi avrete conquistato un'anima immortale e curvato allo scettro della verità un nuovo cuore. Sono parole un po' retoriche, ma che senza difficoltà possono essere parafrasate con quelle dette da Papa Francesco ai catechisti nel settembre scorso. Dove c'è vera vita in Cristo, c'è apertura all'altro, c'è uscita da sé, per andare incontro all'altro nel nome di Cristo. Questo dunque sia l'insegnamento che il Monsignor Del Corona ci lascia ed aiuti il cammino della Chiesa Labronica alla scoperta del nuovo umanesimo in Gesù Cristo, perché nel cuore grande come il Tirreno dei Livornesi si ravvivi la scintilla che Dio vi ha acceso. Grazie.